Diverse le immagini e i video dei reporter di strada che mostrano gli avvistamenti di presunte meduse assembrate in mare lungo il tratto di Metauriglia e Torrette. Tra i bagnanti è subito allarme, complice il caldo nel mare che bagna l'Adriatico. Le meduse possono essere di diverse specie, rilasciano sostanze irritanti che provocano una reazione infiammatoria acuta caratterizzata da eritema, gonfiore, vescicole e bolle, accompagnata da bruciore e sensazioni di dolore. La presenza di questo fenomeno caratterizza l'estate anche da altri elementi marini di forma tipica della medusa. A destare preoccupazione la presunta cubo medusa detta anche Caribdee, esemplare molto piccolo, trasparente, con l'ombrello cubico che misura dai 4 ai 5 cm circa, dotata di 4 tentacoli lunghi, una decina di centimetri. Nuota in modo vigoroso e si sposta facilmente, come la pelagia, più comune nel Tirreno e Mediterraneo, tra le meduse più urticanti dei nostri mari. Sì, delle cubomeduse, delle cassiopee mediterranee come ogni anno. Quella che preoccupa di più è la cubomedusa dell'Adriatico, che è altamente urticante e lascia proprio dei segni estesi sulla cute. La presenza si è verificata più che altro sulla riva? No, vicino agli scogli, più che parte la zona dopo le boe bianche, che sono, diciamo, più presenti queste cubomeduse. I clienti vi hanno fatto delle domande più specifiche riguardo di queste meduse e anche della loro pericolosità? Sì, perché era il primo anno in cui si verificano l'avvicinamento di queste meduse, quindi i clienti sono un po' un attimo spaventati, ma noi li abbiamo subito rassicurati perché sono meduse comuni nell'Adriatico. La presenza di questi animali marini ha suscitato stupore tra i bagnanti della zona. Avete notato le meduse qui al mare? Ci sono state l'altro ieri, ma piccole piccole, trasparenti, quindi, e non fanno niente, quelle non piccano, non fanno niente, quindi l'acqua è pulita, sinceramente è molto pulita. Quindi non le spaventa, diciamo, la presenza di queste? No, assolutamente no. Tante? Sì, stiamo camminando, praticamente ci sono un sacco di meduse morte, mentre andando in acqua ogni tanto se ne vede una. Poi pensi sia morta, ti si avvicina e ti fa male. C'è timore di entrare in acqua? Un bel po'. Voi di dove siete? Di Roma. Quindi siete venuti la prima volta qui? Siamo qua da sempre. Le spaventano a lei queste specie? No, io per adesso no, perché non sono mai stato toccato, perciò non ci sono problemi. Quindi non ha paura di entrare in acqua? No, per niente.